Salve a tutti, in questo breve tutorial andremo ad installare PostgreSQL e pgAdmin tramite Docker, quindi installeremo il database Postgre e pgAdmin che è appunto un'interfaccia per appunto, visualizzare il nostro database, eccetera, una sorta di PHP MyAdmin per chi conosce MySQL, è un po' più complesso di PHP MyAdmin, ma comunque. Diciamo, la funzionalità base è quella, da un'interfaccia grafica al nostro database e quindi niente, cominciamo ad installare Postgre tramite Docker, quindi facciamo Docker run --name, lo chiamiamo test-postgre e questo sarà il nome del nostro container. Dopo gli andiamo a passare il nome utente, quindi -e Postgre underscore user e gli diamo il nome utente, lo chiamiamo test user. Ora gli andiamo a passare una variabile d'ambiente della password, quindi sempre meno e postgres password uguale, la chiamiamo password 01. Poi gli andiamo a passare un'altra variabile d'ambiente chiamata pg data, che sarà appunto il percorso in cui vogliamo salvare i nostri dati all'interno del container, che sarà var -lib scusate, slash lib slash postgre sql slash data slash pg data. Se vogliamo poi a questa cartella, a questo percorso che abbiamo creato, possiamo associare un volume per avere anche i dati diciamo fuori dal container in locale, però in questo caso non lo facciamo. Poi andiamo a dargli una porta che sarà appunto la 5434 che punta al, scusate, 5432 che punta alla porta di default di Postgre, che è appunto la 5432. E infine gli diamo un meno di e gli diamo appunto l'immagine che vogliamo prelevare, quindi l'immagine Postgres con la T. Ok, dovremmo avere tutto, Docker run, nome del container test Postgre, variabili d'ambiente per il nome utente test user, password 01, il percorso del nostro database, che però qua abbiamo dimenticato variabile d'ambiente, quindi meno e spazio pg data, la porta su cui vogliamo che sia accessibile e infine l'immagine. Quindi abbiamo tutto, lo lanciamo. Ok, facciamo un docker ps e come vedete il nostro database è attivo, quindi ora non ci resta che andare a collegare pgAdmin appunto per poterlo visualizzare. Quindi facciamo un clear qua, docker run --name pgAdmin, no, facciamo così, test --pgAdmin, il nome del container. Poi lo andiamo a collegare al nostro database, che poi non mi ricordo come l'avevamo chiamato. Quindi andiamo un attimo su test postgre, quindi lo colleghiamo a test postgre due punti db, poi gli mettiamo che sarà appunto il nome del nostro host che poi appunto useremo per connetterlo a pgAdmin. E
Ora andiamo a mettere una variabile d'ambiente che sarà pg admin underscore default underscore email uguale, qua mettiamo appunto un'email per accedere. Nel mio caso metto demo@demo.it. Poi andiamo a mettergli una password, quindi sempre meno e pg admin underscore default password uguale, e mettiamo una password qua. Password 01 e infine appunto andiamo a richiamare l'immagine che ci serve per creare il container, quindi dpage slash pgadmin 4 pgadmin 4. Ok, dovremmo avere tutto, link test postgreDB, pgadmin default email, pgadmin default password, ok, lo lanciamo. E invece no, perché ci siamo dimenticati la porta, credo. Andiamo a vedere. Ok, quindi andiamo un attimo a rimuoverlo. Test docker rm -f test pgadmin, andiamo un attimo a rimuovere. Torniamo su e gli diamo anche la porta su cui vogliamo appunto accedere. Quindi andiamo qui, facciamo -p, facciamo la porta 8080, che punta la porta 80 del container. Facciamo così, facciamo docker ps. Ok, ci prendiamo il nostro indirizzo e lo andiamo a incollare nel browser, vediamo se riusciamo ad accedere. Partire il nostro browser, lo incolliamo, aspettiamo un attimo. Ok, come vedete qua abbiamo la nostra area login. Ora, se mi ricordo bene, abbiamo messo come email demo@demo.it, quindi facciamo demo@demo.it. Come password mi sembra che avevamo messo password 01, facciamo login. Come vedete siamo dentro, però ovviamente non abbiamo un server connesso, quindi lo andiamo a connettere. Come nome mettiamo test, poi come connection, come host andiamo a mettere DB, perché se andate a vedere quando abbiamo creato il Docker, qua l'abbiamo appunto linkato a Postgre con appunto la variabile DB. Quindi qua mettiamo DB, qua mettiamo 5432. Nome utente avevamo usato per creare il database. Andiamo un attimo a vedere. Andiamo un attimo a vedere. Postgre avevamo come nome utente test user è il nome utente del nostro database. E qui facciamo password 01, facciamo salva. E come vedete, ora è connesso al nostro database. Qui abbiamo appunto il nostro database connesso, quindi due container ora dialogano e siamo riusciti ad accedere a Postgre tramite pgadmin. Ora ovviamente bisognerebbe creare dei database così, qui abbiamo appunto le query SQL con le quali operare, poi non so se possono creare anche a mano, crea database, sì, database ciao, proprietario è test user. Template, proviamo a caricare un template, vediamo che succede. Table space collection security parametro advanced SQL. Ok, salva. Come vedete qua ha creato il nostro database, ciao. Ovviamente qua poi abbiamo gli schemi da andare a creare, eccetera eccetera. Quindi
Ma questo lo vedremo prossimamente. Per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.